Bella a tutti ragazzi e benvenuti al nuovo episodio della nostra video carriera con il Fulham. Allora, per cominciare al meglio questo episodio abbiamo una partita molto molto importante, perché giochiamo in FA Cup contro l'Aston Villa. Una partita che ci farà capire il nostro vero valore, perché sono gli ottavi di FA Cup e so e sappiamo che dobbiamo fare molto bene per passare questo turno, perché vogliamo arrivare tutti insieme in finale. Allora raga, è una partita molto molto importante. Dobbiamo stare attenti alla Aston Villa. Il sistema della formazione è il migliore dei modi. Anzi, prima potevo andare, vabbè, volevo guardare soltanto contro chi giocavamo la prossima. Comunque ormai giochiamo. Allora, sistema della formazione, ci sentiamo tra poco per l'inizio del match. È tutto pronto, giochiamo con Meret, Masuaku, Umtiti, Hutchinson, Manchillo, Saul, Reed, Martinez, Roberts e la coppia Melano Raúl Jiménez. Per quest'oggi non gioca, come potrebbe vedere, Valencia, che partirà dalla panchina, ma voglio provare queste due punte d'area da rigore. Adesso è tutto pronto, la fascia capitana, come vedete, l'ho affidata a Lucas Melano. Andiamo al match. Buona partita a tutti e forza, come sempre, Fulham. Dai, Fulham Aston Villa, FA Cup, siamo agli ottavi di FA Cup, raga. Si aspetta davvero una partita molto, ma molto difficile, perché è una partita da dentro fuori. Chi vince passa, chi perde va a casa. Dobbiamo stare molto attenti, perché l'Aston Villa ha diversi giocatori di qualità. Inquadrato qui il nostro capitano di oggi, Lucas Melano, l'argentino che si prende gli applausi del pubblico. Le squadre sono schierate per ricevere i saluti dalle proprie tifoserie. È tutto pronto, si comincia. Buona partita a tutti. Roberts con le mani, la mette giù Raúl Jiménez. Prova il palleggio, Raúl Jiménez atterrato con un brutto fallo da dietro. Vediamo se arriverà il giallo per l'avversario, dovrebbe essere proprio così. Vediamo, infatti arriva il cartellino giallo per il numero 24, Sanchez. Roberts, molto bene, Roberts in avanti per Manchillo. Poi Raúl Jiménez, largo per Melano, il lancio per Roberts. Roberts per poco non va a prenderla. Bolla horra, intervento bruttissimo di Umtiti. Palla ancora per Weyman, dentro per Westwood, ancora palla dietro, attenzione, tiki-taka di merda. Kite in aria, la palla per Bolla horra, Meret si oppone. Manchillo in avanti. Roberts, può correre l'inglese, l'unico inglese che abbiamo in squadra. Roberts corre, Roberts scambia con Raúl Jiménez, può andare Roberts, perde palla contro Sissoko. Masuaku, scucchiaia per Reed, prova a scucchiare per il suo compagno, di testa Melano. Reed, larga per Martinez, bella azione, Martinez, non c'è nessuno in mezzo, Martinez, prova a tornare dietro, da Melano, dentro, per Saul, palla che sfiora la traversa e va sul fondo, forse deviata. Viene ammonito Umtiti per un fallo precedente. Un brutto fallo precedente. Rivediamo. Sbam. Umtiti. Melano. Raúl Jiménez fa correre Roberts. Può andare Roberts da solo. Uno contro uno. Dovrebbe essere Okore che lo marca. Roberts sa che Okore è velocissimo, quindi si ferma e serve Raúl Jiménez. Raúl Jiménez. La porta lui. Raúl Jiménez. Ne ha tre attorno a sé. Raúl Jiménez. Raúl Jiménez ne salta due. Raúl Jiménez bravissimo. Dentro per Roberts. Roberts. Roberts col mancino. Che schifo. Manchillo recupera palla. Poi la palla per Roberts. Roberts fa partire Manchillo, che non ha ancora attaccato molto quest'oggi. Manchillo la tiene, aspetta Roberts, Manchillo riesce a servire a Roberts, dentro per Raúl Jiménez, in avanti per Roberts, va al cross, per Lucas Melano, palla fuori, peccato. E finisce qua il primo tempo, raga, stiamo giocando una grandissima gara, stiamo attaccando quasi esclusivamente noi, dobbiamo essere soltanto più cinici, speriamo di riuscirci nel secondo tempo e andiamo adesso alla ripresa. Bravissimo Reed a recuperare le palle, in avanti Martinez, uno contro uno, Martinez prova a accelerare, se ne va Martinez, fino in fondo, Martinez può andare al cross dentro, che brutto cross di Martinez. Bravissimo Saul con la punta per Raúl Jiménez dentro per Saul, può andare Saul, fino in fondo, Saul la mette dietro per Raúl Jiménez, la parata di Guzman, poi non ci arriva Melano, la palla rimane lì. Libera poi la difesa dell'Aston Villa. Cambio per noi, esce Raúl Jiménez per il nostro Oliveira e in più esce Reed per Valencia. Cioè il cambio è all'opposto naturalmente, perché Valencia entrava per Raúl Jiménez e Sergio Oliveira per Reed. Proviamoci, manca poco. Calcio d'angolo adesso però per l'Aston Villa, il 71esimo, dopo la deviazione di Meret. La palla è alta, Meret in uscita facile per lui. Meret la tiene, fa salire la squadra, poi con le mani allarga per Masuaku. Masuaku in avanti subito per Martinez, può andare Martinez con la punta per Saul, corre e bene il Fulham, Saul aspetta Martinez, ha molto spazio Martinez, può prenderlo, Martinez uno contro uno, Martinez prova a saltare Lowton, ma non ce la fa. 82esimo, vediamo se arriva il giallo, no, ma c'è un calcio di punizione pericolosissimo, deve andare in porta qui Valencia, deve aiutare il nostro Meret,
la finta, poi c'è il destro, Meret la fa sua, presa sicura di Meret. Melano, contropiede, Melano può lanciare Masuaku, Masuaku corri, Masuaku, Masuaku piazzala, sei lentissimo, si è perso Masuaku, peccato. Avevamo l'occasione per chiudere la partita e vincerla, peccato, se c'era Valencia lì. E finisce qua la partita, un 0-0 che manderà al replay di FA Cup, io di quest'ottavo, tra Fulham e Aston Villa, non si è riuscita a vincere, peccato raga. È andato così raga, ci rifaremo, ne sono convinto. Purtroppo è arrivato un pareggio, ma riusciremo a passare questo turno, fidatevi di me. Raga, pensate che nella nostra parte del tabellone ci sono stati 3 pareggi su 4. Pensate, appena 2 giorni dopo la sfida con l'Aston Villa, c'è la sfida contro il Manchester United. Partita molto, ma molto difficile, inutile anche dirlo. Anche il Manchester ha appena giocato una partita nel FA Cup, quindi è stanca come noi. Per noi è una partita molto difficile, ma molto, molto importante. Dobbiamo scegliere bene le maglie. Queste mi piacciono, però secondo me la chiara è meglio, la rossa contro la... Così, ok. Tempo nuvoloso, sistemo la formazione perché sono tutti molto stanchi. È tutto pronto, giochiamo con Silesen, Mario Rui, Morta, Bellerin con la fascia da capitano, Donsa, Bentaleb, Vial, Bellinussi, Maupai, Valencia. Allora raga, anche nella partita precedente non l'ho ripetuto, comunque l'avevo ripetuto nello scorso episodio, non ho ancora la fascia da capitano ad Hutchinson perché se non rinnova la fascia da capitano se la può dimenticare, qui non gioca, però comunque avete capito adesso il motivo per cui non do più la fascia da capitano ad Hutchinson. Adesso comunque è nel braccio di Bellerin e per me possiamo andare a giocare. United Fulham, dai rega, dall'Old Trafford, lo stadio dei sogni, Manchester United Fulham, il teatro dei sogni. Si aspetta davvero una partita molto importante per noi, è l'ennesimo passo per dimostrare al mondo intero che il Fulham è una delle grandi del calcio inglese. Infatti qua i tifosi del Manchester pronti a dar battaglia ai tifosi del Fulham arrivati qui in trasferta. In quanto qui Mata del Manchester, in quanto anche tutti gli altri giocatori, si vede molto bene Fellaini lì in mezzo. In quanto i nostri giocatori, da Villalba a Elionussi a Maupai, le squadre sono, mamma mia che immagini, mamma mia che immagini, fantastiche. Siamo pronti, sono pronti loro, ma siamo pronti anche noi. L'arbitro è Chris Foy e si può cominciare, buona partita a tutti. Non lo dico neanche più, anzi lo dico, sempre forza Fulham raga, sempre, dai. Qui la palla per Bentaleb, Bentaleb si muove molto bene, serve Maupai, Maupai dentro prova a servire Elionussi che sbaglia il passaggio. Poi bravissimo Mario Rui di fisico a spostare sia Mata sia il pallone. Fellaini per il Cicerito, Hernandez chiude tutto un TT, ancora la palla per Fellaini però che culo. La palla rimane lì di testa Young, poi libera tutto Bentaleb, no non riesce a farlo, la palla arriva ancora a Fellaini. Fellaini si muove, Fellaini... Fellaini l'allarga per Rafael, deve chiudere qui, niente da fare, ancora il Manchester, Young la mette dentro, il tiro, la palla che esce di pochissimo, calcio d'angolo, direzione fondamentale di Ta. Mata dalla bandiera, in questo momento sta soltanto giocando il Manchester nei primi 10 minuti. Calcio d'angolo battuto da Mata per Hernandez, ancora Mata, ancora Hernandez, Cicciarito si muove, Cicciarito la mette dentro, muore di testa, poi il tiro deviato da Mario Rui. Mario Rui in avanti, Villalba, Villalba con la punta per Valencia. Valencia, vede partire Villalba, lo serve, Villalba, posizione regolare, Villalba piazza la porca, prendilo, vamos, 1-0, Fulham, la rete di Villalba, prima è stato, tra virgolette, non bravo a non concludere subito contro Victor Valdez, e poi sulla respinta del portiere è riuscito di testa a metterla in rete, rivediamo qui, di testa si lancia e la prende, 1-0 Fulham, clamoroso, sì c'è da dirlo, clamoroso. Blind in avanti per Ender Herrera, largo per il Cicerito, Hernandez, tra linee, Hernandez, larga per Ames, Ames in avanti per Mata, Mata può andare, Mata, Mata dentro per Fellaini, Silesen, poi confusione, Ender Herrera il tiro ancora, Silesen, fenomenale, e il nostro capitano, Bellerin, sta munito per questo brutto fallo su Mata. Calcio d'angolo, batte Mata, corto, capisci tutto, bravissimo. Poi Maupai, Maupai sbaglia contro Blind, palla dentro, attenzione Young, Young la mette dentro, il tiro e c'è la rete stavolta. La rete dovrebbe essere proprio di Mata, vediamo se è lui. Dunque è un gran gol in girata, cioè in girata, si gira su se stesso, rapidità di tiro veloci, se non è Mata, secondo me, o Ames, non l'ho mai visto questo qua. Chi sei? O Ender Herrera? Non inquadrato, Ender Herrera. 1-1, il pareggio del Manchester al 32esimo minuto. Rivediamo
qui la palla di Young dentro per Ender Herrera, che non ci pensa due volte e trova subito la porta. 1-1, il pareggio. Inussi con le mani, va dietro da Mopai. Mopai per Donsa. Donsa fa scorrere per Valencia. Valencia appoggia per Mararui. Mararui se la porta sul sinistro. Può andare Mararui fino in fondo e poi crossare. Mararui torna sul destro. Mararui numero. Mararui. Mararui, che minchia fai? E non si vede in avanti Bentaleb. Bentaleb con la punta per Mopai, che perde palla. Riesce a recuperarla però. Può andare Mopai. Bravissimo Mopai. Mopai la tiene. Mopai largo. La palla per Bentaleb. Bentaleb dentro con l'esterno per Valencia. Valencia si prova a girare. Valencia peccato. Finisce qua il primo tempo. 1-1. Andiamo alla ripresa, raga. Ma possiamo... cioè, ce la stiamo giocando, c'è da dirlo. Però possiamo fare ancora meglio. Proviamoci. Elenussi di testa. Allarga Mopai. Mopai ancora per Elenussi. Un po' di spazio il norvegese. Elenussi prova a skillare un po'. Elenussi. Mezzo da 26 persone. Elenussi se ne va. Elenussi dentro. La palla per Villalba che non ci arriva. La palla forse era per Valencia. Mopai può andare. Mopai in contropiede. Mopai. 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 Valencia fatti vedere. Valencia vai via da qua. Mopai la tiene. Mopai dentro per Valencia. Valencia prova a piazzarla col mancino. Che schifo, calcio d'angolo. Palla deviata, calcio d'angolo, la palla dentro di Elenussi per Tucker, riesce solo a toccarla. Victor Valdés la fa sua. Esce Fellaini per Angel Di Maria. E adesso il gioco si fa ancora più duro. Valencia dentro, Mopai la porta. Mopai piano per Donsa. Donsa prova a strappare il centrocampo. Donsa può andare. Donsa si ferma. Donsa prova a tenerla. Viene fermato da Ender Herrera, forse con un fallo, forse no. La palla dentro Di Maria. Di Maria il numero. Di Maria Sillessen. Poi Beglierin libera tutto. Mopai in avanti per Elenussi. Elenussi molto bene. Donsa. Donsa in avanti per Valencia. Valencia può andare. Sì, però un 5 contro 2. Valencia la porta. Valencia salta. No, Valencia dentro per Mopai. Mopai. Mopai la perde. Allora, triplice cambio. Sì, triplice cambio. Entrano Melano, Odegaard e Adama per Villalba. Elenussi e Mopai. Io voglio provarci fino alla fine. Ecco qua i cambi. Melano la porta. Melano è più fresco degli avversari. Melano. 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 Melano in aria. Melano. Melano può metterla dentro. Valencia! Valencia! È il colpo che non ti aspetti. È la rete che non ti aspetti. L'assist di Melano appena entrato. È il 2-1 del Fulham al 79esimo. Vamos! Vamos! Bravissimo Melano, che si fa trovare sempre pronto. E poi opportunista, come al solito Valencia, per il tap-in vincente. 13esimo centro in campionato per lui. Valencia! E finisce qua la partita. Il Fulham vince all'Old Trafford, si prende l'applauso di tutto lo stadio. Non ci crede neanche Silas, che comunque ha disputato una partita meravigliosa. Non ho nient'altro da dire. Non so perché, ma il mestre applaudiva i tifosi e comunque si prendeva gli applausi anche loro. Vuol dire che i tifosi sono stati molto contenti dello spettacolo che hanno offerto entrambe le squadre. Migliore in campo Sillessen, poi anche Valencia 8.1, 7.3 Milano. Poi molto bene anche Bellerin. Non male, raga, un'ottima partita. Allora, raga, nell'episodio che arriverà naturalmente domani, c'è la partita contro il Fenerbahce, dopo l'andata finita 1-0. E poi c'è la finale di Capital One Cup. E dopo ancora c'era il replay di FA Cup. Cioè, raga, domani saranno due partite molto importanti. Non so se giocarle. Magari giocarle entrambe naturalmente. Però vi faccio vedere più quella con Liverpool che la finale. Quella col Fenerbahce, magari farvi vedere soltanto i gol se ce ne saranno naturalmente. Allora, questa è la classifica della Barclays. Siamo ancora quarta, 55 punti. Abbiamo allungato naturalmente dal Manchester dato che abbiamo battuti. Vi chiedo di lasciare con questo un bel pollice in su. Vediamo arrivare a 2000 like. Lasciate un commento facendomi sapere cosa ne pensate di queste due partite, ma anche delle prossime sfide che arriveranno domani. Mi raccomando, se non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, condividete il video, angelo per i passate il socio che trovate qui sotto in descrizione e ci vediamo al prossimo video.